Buongiorno a tutti, buona domenica, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di The Voice Kids che ha avuto un grande successo. Ospite d'eccezione è LDA che è stato travolto dall'affetto dei bambini. Prima infatti di annunciare la vincitrice, Antonella Clerici ha fatto girare i quattro giudici con il trick track. In quel momento è entrato in scena LDA, ossia figlio di Gigi Alessio, che ha cantato il suo brano di Sanremo, intitolato Se poi domani. Ricordiamo ragazzi che i quattro giudici del programma sono Loredana Bertè, i ricchi e poveri, Clementino e Gigi Alessio. Come qualsiasi altro concorrente, infatti, Luca ha atteso che i giudici girassero le loro poltrone. Per i tre giudici, Loredana, Clementino e i ricchi e poveri, subito si sono girati e hanno premuto il pulsante, mentre per papà Gigi lui si è fatto attendere per qualche istante in più. Dopo però aver ricevuto i complimenti dalla conduttrice e anche dai coach, l'ex allievo di Amici si è avvicinato ai giovani partecipanti per incoraggiarli a proseguire sempre di più i loro sogni, ricevendo da tutti questi bambini un caloroso abbraccio. Gigi Alessio poi, come vi ho detto, si è girato e ha premuto il pulsante. LDA, lo sappiamo, ha sorpreso tutti con questa canzone, ma soprattutto suo papà Gigi. Infatti negli occhi di Gigi Alessio c'è stato proprio l'orgoglio e secondo me è il complimento più bello che qualsiasi figlio possa desiderare dal proprio padre. E tu che cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!